La guerra in Ucraina purtroppo è stata al centro della discussione di questa mattina. Tutti i sindaci si sono espressi con grande forza perché si interrompano immediatamente i conflitti e perché si dia voce alla diplomazia e si apra immediatamente un negoziato per la pace a oltranza. È quello che hanno chiesto tutti i sindaci questa mattina. Mi ha toccato molto la testimonianza della sindaca di Sarajevo, che ha detto a tutti noi: noi sappiamo cosa vuol dire la guerra, sappiamo cosa significa avere una città assediata, ed è stato uno degli appelli sicuramente più accorati. Vi posso anche preannunciare che alla ripresa dei lavori trasmetteremo un messaggio audio che ci è arrivato in queste ore dal sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, e ancora una volta alla comunità di Kiev e a tutta la comunità ucraina noi esprimiamo tutta la vicinanza e la solidarietà e chiediamo che l'Europa metta immediatamente in atto un piano di governo dell'emergenza umanitaria che ormai si è aperta con l'invasione della Russia nel territorio ucraino. Già oggi siamo rimasti tutti molto colpiti dalle immagini, dalle notizie delle ore precedenti, però proprio per questo pensiamo che sia importante mantenere il filo del dialogo, ora più che mai. Non dobbiamo fermarci, non dobbiamo arrenderci, dobbiamo far sentire forte la voce di tutti i sindaci, di tutte le città. Avete sentito l'applauso questa mattina quando abbiamo detto che le città non hanno eserciti, le città vivono di pace e vivono per la pace. E mi auguro di avere anche una risposta dal sindaco di Mosca, Subianin, a cui ho mandato questa lettera congiuntamente inviata anche al sindaco Klitschko, questa mail, perché credo che i sindaci delle città possano convincere le nazioni a fermarsi. È chiaro che in questi giorni, in queste ore a Firenze, il tema della guerra in Ucraina è al centro e lo affronteremo con tutta la determinazione e con tutta la forza che ci viene dalle nostre comunità.